Come tutti ormai sappiamo, la pandemia di Covid-19 è causata da un coronavirus ufficialmente denominato SARS-CoV-2. Questo perché è molto simile al virus della SARS che causò epidemie nel 2002-2003. In effetti, negli ultimi 20 anni, il SARS-CoV-2 è il terzo coronavirus a compiere il salto di specie e infettare le popolazioni umane. Una caratteristica peculiare del coronavirus è che i virus anche simili codificano e quindi producono un diverso numero di proteine, che vengono chiamate proteine accessorie. Le proteine accessorie molto spesso hanno un ruolo nel determinare la virulenza e nel modulare la risposta immunitaria dell'ospite. Nei nostri lavori precedenti abbiamo studiato le proteine accessorie di SARS-CoV-2 e abbiamo verificato come alcune di queste non siano presenti in altri coronavirus. In questo studio le vogliamo caratterizzare a fondo le proteine accessorie di SARS-CoV-2. In particolare vogliamo andare a vedere dove vanno a localizzarsi dentro la cellula dell'ospite, cioè la cellula umana. Vogliamo vedere se sono in grado di attivare o inibire la risposta immunitaria, se hanno un effetto sulla vitalità delle cellule e se quindi possono partecipare alla patogenesi di Covid-19. Questo è importante non solo per ampliare le nostre conoscenze sulla biologia del virus, ma anche per identificare dei potenziali target per farmaci antivirali. Se volete sostenere il nostro progetto, donate il vostro 5 per 1000 alla ricerca sanitaria per la nostra famiglia. Grazie a tutti.